Bergamo, stiamo intervistando il signor Sergio Merlo, che è una vittima, un altro cittadino che è vittima di un episodio di mala giustizia. Ecco, ci spiegherà bene, comunque, per sintetizzando la sua vicenda, che mette in evidenza come cittadini siano vittime di episodi che vedono negati i loro diritti. Signor Merlo Sergio, allora ci può sintetizzare a grandi linee la sua vicenda, che mette in evidenza appunto questa lesione dei cittadini, cioè questo mancato rispetto dei diritti cittadini? Ma cosa vuoi che le dica? Io ho 34 anni che sto lottando contro la magistratura, dalla quale ho avuto solamente sentenze negative a copertura di reati abominevoli, reati da mandato di cattura da parte di tutti quelli che ho denunciato. Pertanto non ho denunciato solo chi ha fatto il delinquente, ma ho denunciato anche un sacco di giudici ricevendone delle incolpazioni di calunnia totalmente inesistenti, e io quando dico questo lo dico con prove documentali scritte, vi dicendo. Pertanto una delle prime ingiustizie mi ha reso un certo giudice, Adriano Galizzi, mi ha reso un fondo intercluso malgrado ci fossero 5 atti notarili attestanti una servitù di passo. Tutto questo per rendere immune dal diritto di passo il fondo di amici di famiglia suoi. Il secondo episodio grandioso equivale alla truffa di un palazzo Conti Carrara di Villa di Serio, dal valore di 5 milioni di euro, per i quali ho denunciato a suo tempo, 20 anni fa circa, 3 magistrati, Palestra, Fischetti e Buonanno, per aver coperto tutti i truffatori, in particolare le due banche, che malgrado la corposa denuncia documentale, assolutamente documentale, hanno pensato di non vagliare neppure la denuncia fatta alle due banche, e hanno assolto i truffatori, che poi sono stati dichiarati colpevoli alla Corte di Brescia in appello e successivamente condannati in Cassazione. La causa successiva di quantificazione del danno dalla parte del Tribunale di Bergamo civile è stata emessa con sentenza al risarcimento di 2,5 milioni di euro, ampiamente scontati, praticamente la metà del valore. A suo tempo, successivamente, su ricorso della controparte notaio Nosari, ormai defunto, dagli eredi praticamente, su appello di questi, in Brescia abbiamo trovato 3 magistrati, Orlandini, Frangipane e lo stesso Paolo Galizzi, che era il presidente, che si è discostato all'ultimo momento dal redare la causa, Paolo Galizzi, che è poi il fratello di quello che mi ha reso il fondo intercluso, ha capito? Ha emesso una sentenza che non esito a definire miserabile, ultra miserabile, in cui condannava me a risarcire il notaio di 100.000 euro, di qualche manata, in parole povere. Questa è una sentenza ultra abominevole. Oltre al danno, la beffa, insomma. Oltre al danno, la beffa schifosa. A questo punto abbiamo ricorso in Cassazione. La Cassazione, per mezzo del mio avvocato Luca Bai, per mezzo degli avvocati della controparte, Ongaro Luciano Ongaro e Catalini, Giuseppe Catalini, oltre all'avvocato Corrado Viazza di Varese, si sono accordati, ovviamente insieme al relatore della sentenza di Brescia, Vitali, si sono accordati attraverso la sentenza miserabile di Brescia, di Vitali, codesti gli avvocati si sono accordati per fare in modo che le notifiche alle controparti fossero nulle, per cui sono stati presentati alla Cassazione delibere notifiche nulle, perché ben sapevano che erano nulle. La Cassazione ha rimandato di 90 giorni per rifare le notifiche, sono state rifatte le notifiche, e dopo questo praticamente, dopo questo rinnovo di notifiche, codesti individui hanno pensato bene di trovare l'ufficiale giudiziario a nome Melchionda, che ha denunciato ovviamente, con la quale praticamente hanno reso le notifiche in ritardo alla Corte di Cassazione di 2 giorni. Pertanto la Cassazione ha annullato tutto il procedimento.
dalla Catanzaro. Ora, dopo aver denunciato ovviamente all'ordine di Varese, all'ordine di Brescia, questi emeriti disonesti, beh, capito? Sto aspettando adesso che e ovviamente i giudici della Corte d'Appello di Brescia, che sono poi Mocci, mi pare Mocci, i tre, sono sei giudici, quelli per la sentenza di Adriano, di Paolo Galitti, Paolo Galitti, e quella sentenza di Cassazione. A Venezia gli ho denunciati e hanno chiesto l'archiviazione perché per mancanza di motivazioni, nel mentre tutta la documentazione, corposa documentazione, è ampiamente sufficiente anche ad un handicappato mentale per inchiodare alle proprie responsabilità codesti individui. Un altro di questi fatti rimane il fratello di Adriano Galitti, Paolo Galitti, presidente della seconda sezione del Tribunale di Brescia, ormai in pensione da pochissimo tempo, il quale su sentenza e su perizia di un appezzamento di terreno sempre dalla società Palazzo Conti Carrara, di mia proprietà, ha pensato bene, malgrado ci fosse la perizia attestante che il terreno era mio, malgrado ci fosse la sentenza civile di Bergamo attestante che il terreno non era mio, malgrado ci fosse la dichiarazione del sindaco del comune, sì, dove il terreno sussisteva e acquisito illegalmente, truffaldinamente dal comune mediante i sindaci pro tempore, malgrado il comune, dicevo, il sindaco abbia scritto e abbia detto al giudice: prendo atto che il terreno non è di nostra proprietà e siamo disponibili a retrocederlo al legittimo proprietario. Malgrado questa dichiarazione, malgrado la perizia dei carabinieri, malgrado le perizie dei due tecnici, uno comunale e uno del patronato che era il proprietario del terreno che aveva venduto, attestante che il terreno era mio, malgrado tutti i documenti in mio possesso, hanno fatto in modo che il terreno, questo Paolo Galizzi, ha fatto in modo che il terreno risultasse del comune ancora. Tutto questo è stato opera dell'avvocatessa avvocatessa Mazzoleni Susanna, moglie di Antonio Di Pietro, ultra denunciata in questi 20 anni, per la quale ho in ballo adesso un processo per diffamazione a lei, da parte mia diffamazione a lei, che sono ben lieto e consapevole che questa volta questo emerito legale venga, penso, finalmente condannato, spero almeno, spero. Ma egregi cittadini, non c'è niente non da c'è giustizia, fare. Non c'è giustizia, non c'è assolutamente giustizia, non esiste. Ma volevo dirle, secondo lei, quindi se ci fosse una diversa legislazione anche a livello di comunità europea che tutelasse i cittadini, che desse più possibilità a case come il suo di avere giustizia, sarebbe indicata, un intervento è necessario. Certo, è ultra necessario, perché voi potete scrivere, potete dire davanti a 10 testimoni che questa riga è bianca, loro troveranno sempre il modo per dire che questa riga è nera e voi non potete fare assolutamente nulla. Lei si è per caso rivolto all'attuale ministro della giustizia? Ho scritto al ministro della giustizia, ho chiesto al Consiglio Superiore, denunciato, perché tutta quella gentaglia qui l'ho denunciata, che risposta al Consiglio Superiore della Magistratura, è intervenuto, ho saputo adesso dalla Corte d'Appello di Venezia, che è intervenuto persino il Presidente Generale della Cassazione, cioè? e sto appurando quali documenti abbia mandato Venezia alla Cassazione, perché veramente i reati sono da stragalera per un handicapato mentale, per qualsiasi persona non c'è niente da fare. L'unico modo per avere un riguardo di giustizia è quando si denunciano questi soggetti, l'unico modo è quella di proporre la giuria popolare e basta. Ma volevo dirle, quindi anche il ministro Orlando è stato, da questo punto di vista, un'ennesima conferma che questo è un ministro dell'ingiustizia, che non fa niente. Concludendo l'intervista, cioè, possiamo dire che è necessario un intervento per garantire veramente la tutela dei diritti dei cittadini. Per garantire la tutela, per tutelare i cittadini, esiste solo un modo: quando un cittadino. Una nuova legislazione. Quando un cittadino
No, presento una denuncia a carico dei magistrati, provata, documentalmente provata, come io tutte le denunce che ho fatto con questi soggetti sono altamente documentali. L'unica giustizia è quello che ci sia una supervisione di questi processi, dove questi elementi vengono presi e messi nelle patrie galere come chi. Come qualsiasi cittadino che ruba un paio di calze al supermercato. Per cui ci vuole questa la giustizia, altrimenti non ci sarà niente. Quindi possiamo concludere che quindi anche questa situazione delle vittime della giustizia, questa attenzione ci deve essere, e ci deve essere un ulteriore intervento che per adesso non c'è. Non c'è niente da fare. Quindi concludiamo la nostra intervista dicendo che con il signor Merlo c'è l'unica prospettiva, è quella di dare un nuovo corso, una nuova attenzione ai problemi dei cittadini, e non certo come ha fatto l'ultimo ministro dell'ingiustizia Orlando, che è stato uno dei, come converrà signor Merlo, che è stato uno dei peggiori ministri che ha avuto l'Italia. Non lo so, perché io non ho mai avuto a che fare con il ministro della giustizia. Io so che qualcuno o due denunce le ho mandate giù, però non ho ricevuto niente. Va bene. Anche al consiglio della magistratura non ho ricevuto assolutamente niente. Allora signor Merlo, quando ci saranno gli sviluppi della sua vicenda faremo un'altra intervista. Va bene, concludiamo l'intervista, salve.